Ciao a tutti e tutti ragazzi, benvenuti, bentornati e ben ritrovati in questo nuovissimo oroscopo. Aspettate, sono le 7. Allora, oroscopo sugli scogli, che bello. Ok, perfetto. Allora, ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale YouTube. Io sono in vacanza, quando voi vedrete questo video io sarò già tornata in Veneto, vicino Venezia, dove vivo, però ora, cioè attualmente, sono qui in Sardegna, più precisamente vicino a Sassari in vacanza. Non guardate le mie unghie, ho avuto un problemino, lasciate stare. E non guardate neanche l'aspetto perché ho caldissimo, si muore di caldo. Ma ci tenevo troppo a farvi questo video, a farvi il video anche con lo sfondo e tutto. Ovviamente sarebbe stato un pochino più bello farlo con questo sfondo, però sarei al buio, è un po' un casino, è già difficile così, quindi dai, facciamo che per oggi e per questa volta. Poi la prossima volta porterò più attrezzature e tutto, proprio questa volta che stavo, insomma, una decina di giorni, poi non sapevo neanche se avrei avuto tempo, se sarei rimasta qua, se avrei registrato i video, quindi io sono contenta così e sono molto felice. Allora, questa è un'introduzione che vedrete per tutti i segni zodiacali e poi, sperando di farcela, ma insomma dai, spero di sì, vi faccio appunto un oroscopo per ciascun segno zodiacale, quindi per tutti i segni zodiacali vi faccio appunto un oroscopo. E questo è l'oroscopo del mare, cioè la domanda che io faccio è: che cosa ti vuole dire il mare? Che cosa il mare ti vuole trasmettere? Questo non è un mare dove io potrei registrare i video da me, Eraclea, Caorleo, Jesolo. Questo è un mare super, cioè è un mare super importante, è un mare che dice tanto, che trasmette tanto. Sono tutta sudata, scusatemi. È un mare che dice tanto ed è un mare che trasmette. È un mare che trasmette anche molto. E questo oroscopo ha validità un anno, quindi le cose si possono avverare da qui ad un anno, perché lo sto registrando il 1 settembre, quindi mi piacerebbe che facesse il giro fino al 1 settembre del prossimo anno. Sono molto contenta di essere qui. Aspettate che vediamo se riesco a fare un'inquadratura più carina, decente, un po' più alta. Non è semplice, perché siete sopra uno scoglio. Mi portate pazienza. E sono anche brava che sto registrando al tramonto, perché se avessi registrato in un altro orario, vi giuro che sarei morta. Cioè, è troppo caldo, veramente. Ok, che carino, che bello. Bene, allora vi ricordo di iscrivervi al mio canale. Se volete delle consulenze private con le carte, mandatemi un'email, mi raccomando, per tempo. Prenotate il vostro posto, trovate la mail alla quale contattarmi qui sotto nella descrizione. Spero tantissimo che questo video vi piacerà. E questo è un messaggio che ha validità un anno, come vi ho detto. Non ci sono domande, quindi lasciamo che il mare, le carte si uniscono, l'universo, insomma tutte le energie, mandiamo una bella, creiamo una bella aura di energia molto bella, molto positiva, e vediamo per ogni segno zodiacale che cosa la Sardegna vi vuole dire, cioè, perché qui sono in vacanza, però è un oroscopo che io gli ho dato validità un anno, quindi vediamo comunque che cosa ti può trasmettere. Poi questo, per chi non lo sapesse, è un posto magico, è Castel Sardo, hanno registrato la Serenetta e sono sopra un castello, cioè voi non lo capite, forse io ce l'ho così, voi non lo capite, ma sono sotto un castello, lì c'è una cattedrale speciale, non si vede neanche, vabbè, qui c'è tutto il mare, cioè insomma non siamo su un posto da 2 euro a caso, siamo in un posto che vale veramente tantissimo, più che per il panorama, per il cibo, per i soldi, proprio a livello, come posso dire, a livello energetico, a livello speciale, questo posto vale tantissimo, cioè è un posto magico. Quindi mi raccomando, pollice in su, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, seguitemi su Instagram e se volete una consulenza privata trovate tutto qui sotto nella descrizione. Io vi mando un bacione e partiamo subito con i segni zodiacali e vediamo qual è il messaggio per te. Ciao belli, sì, lo so, dovrei mettervi
girati praticamente, però non so perché oggi mi va di fare un video verticale, stavo facendo delle storie per Instagram, quindi rimaniamo così. Allora, Vergine, io non sono più in Sardegna, ok? Sono tornata, questo video voi lo vedrete tra un bel po', però non ho fatto in tempo a registrare il tuo video con il mare, con lo sfondo del mare, però anche se sono qui, ok? Anche se sono in Veneto adesso, io ti prometto che mi concentro e faccio in modo che il messaggio del mare ti arrivi lo stesso, anche se a differenza degli altri segni zodiacali, non sono ovviamente in Sardegna fisicamente ora, ma cercherò di impegnarmi, questo te lo garantisco. Allora, aspetta che vediamo se riesco a... Oddio, scusate, quella è la lilla che sta facendo la nanna lì. Allora, vediamo se riesco a metterla bene. No, vabbè, volevo farvi vedere le carte. Comunque sì, lì c'è veramente la lilla che sta dormendo. Vi metterò qua così. Allora, vediamo. Qual è il messaggio del mare per te? Ho un modo tutto mio di fare le carte. Allora abbiamo 3 di primavera. Non vedo l'ora di farmi le unghie più lunghe, vi giuro di maneggiare. Vabbè, poi parleremo anche delle unghie. Abbiamo il re d'inverno. E gli amanti. A fondo mazzo, la regina d'estate. Allora, Vergine, qua io vedo la voglia in te di capire il perché di tante cose, di capirti. Qui c'è un po' cioè, tu che vuoi trovare una risposta, un perché, stai cercando di dire sì, è successo questo per questo, sto facendo questo per quello, non vuoi lasciare le cose al caso, diciamo così, ma vuoi capire, vuoi capire, vuoi andare a fondo di certi meccanismi, vuoi capire, vuoi capirti. Allora, sicuramente qui devi mettere proprio pace e luce ai sentimenti. Vedo che sia se sei un uomo, che magari sei innamorato, sia se sei una donna, e qua c'è da parte di entrambe le fasce, le categorie, cioè sì, uomo e donna, insomma, in entrambi i sessi, vedo che c'è proprio l'esigenza di trovare delle risposte, di capire. La donna è più intuitiva e si affida molto anche, secondo me, al consiglio degli altri, all'opinione, no? All'opinione degli altri, eccetera. Mentre, invece, secondo me, l'uomo è un po' più freddo, un po' più rigido. L'uomo del seno della Vergine, secondo me, è molto... cioè, già la donna è bella tosta, l'uomo è secondo me ancora più importante, soprattutto da farlo sciogliere, no? Permettere che si riesca a lasciare andare, ecco. Però vi vedo entrambi che chiedete consigli, quando in realtà non servirebbe a niente chiedere tutti questi consigli, ma l'unica cosa che servirebbe sarebbe quella di parlarvi, di chiarirvi, di dirvi le cose tra di voi. Scusate, c'è la pioggia. Però poi vedo gli amanti, quindi se non è questa persona qui, proprio la prima persona che ti è venuta in mente, potrebbe essere del segno zodiacale di Gemelli, Capricorno. Lei potrebbe essere un Leone, Cancro, sempre Gemelli. Lui potrebbe essere un Sagittario, Capricorno, Acquario. Però comunque io vedo che almeno in passato qualcosa c'è stato tra di voi. Mentre sul lavoro, anche lì, vedo che stai cercando di capire perché la tua carriera ha una certa dinamica, come mai le cose vanno in un determinato modo. Io vedo tanto che tu
cerchi di capirti, ti metti in gioco, ti metti in discussione. Hai pazienza, però dici, ma ci saranno veramente delle cose belle per me? Sei un po' dubbioso, un po' titubante. Cerchi magari delle sorprese, un po' di... cioè, cerchi un qualcosa che la vita faccia per dire, ah, oh, dai, sono fiero di te, questa cosa l'hai fatta bene, dai, puoi essere orgoglioso di te. E invece qui vedo un po' di rallentamenti da parte tua. Ci sono questi perché, no, che tu costantemente ricerchi, hai tanti perché, tanti dubbi, non capisci tante cose. E probabilmente vieni qui a ascoltare la mia lettura delle carte proprio anche per cercare di capirti, di mettere ordine nella tua persona, in quello che sei. Diamo un consiglio che ti danno le mie carte. Un consiglio sardo. Abbiamo il principe d'estate. La principessa di... No, assurdo. Allora, siete come delle anime karmiche. Il 4 d'autunno. Siete due persone... La Lilla. Siete due persone che magari sono un po' cristicciano, no? Però alla fine della storia c'è sempre qualcosa che vi unisce tra di voi due. E poi vedo che lui si innamora e lei un po' meno, è più fredda, e poi c'è uno scambio dei ruoli, quindi lei è più innamorata e lui più freddo. C'è tutto questo meccanismo particolare, però c'è la voglia da parte vostra, secondo me, di vivere qualcosa di bello a livello romantico, molto intenso, anche emotivamente parlando. Per qualcuno di voi ci potrebbe essere anche la voglia di avere una gravidanza. Non mi ricordo se l'ho già detto in altri video, non vorrei essere ripetitiva, ma mi è venuto il bambino, quindi ve lo dico. E ultima cosa, cercate di avere giudizio e saggezza con i soldi, con le spese, perché magari siete, cercate di risparmiare quel pelino in più, che questo è un consiglio che vi può essere d'aiuto. Va bene. Dai, un bacione e vado a registrare adesso il video per il tanto temuti bilancio. Un bacio. Ciao. Ah, e so che tanti di voi stanno vivendo un periodo che è un po', insomma, intenso, particolare. Sappiate che io vi sono vicina, faccio anche le consulenze private, adesso ho ricominciato, lavoro sempre, sono sempre operativa, quindi quando volete scrivetemi per un consulto privato, trovate la mail qui sotto in descrizione. Però so che per chi è del segno della Vergine c'è una trasformazione, c'è tanta introspezione, no, che state facendo, quindi sono molto fiera di voi. Un bacione. Ciao.